Decine di cittadini domenica scorsa a Sanza sul Cervati a Ruscio di Vallevona hanno aderito a Voglio Bene al Cervati, iniziativa promossa dall'associazione Le 3T del Cervati, dalla Proloco di Sanza da quota 1898 e dalla sezione locale della Protezione Civile Gruppo Lucano con il supporto dell'amministrazione comunale. Una giornata intera dedicata alla montagna, al Cervati, un importante momento di volontariato che ha visto i cittadini impegnati ad effettuare un vero e proprio rastrellamento di rifiuti lasciati in montagna da visitatori e turisti poco amanti e rispettosi dell'ambiente e dei luoghi. Voglio bene al Cervati è lo slogan lanciato dai volontari che, ripulendo la montagna, hanno dimostrato l'amore incondizionato che nutrono nei confronti della vita campana. Hanno aderito alla manifestazione tanti cittadini che hanno voluto rendersi utili e dimostrare con i fatti che la montagna è sacra. Domenica scorsa, dunque, i volontari si sono radunati dalle 8:30 in piazza 24 Maggio, per poi ritrovarsi tutti a Ruscio di Vallevona e qui hanno effettuato una giornata di pulizia dell'ambiente. Voglio bene al Cervati è stato anche un momento di educazione civica collettiva, un esempio per i nostri figli, per i più piccoli, ha affermato il vice sindaco Toni Lettieri. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati per dare un esempio concreto di educazione all'amore per la montagna nel rispetto della natura. La giornata è stata soprattutto un momento di educazione per gli adulti. Tutti coloro che dalla montagna sanno solo prendere e non hanno compreso quanto è importante dare e amare la bellezza assoluta del Cervati, ha concluso Lettieri. Grazie a tutti coloro che con un gesto semplice hanno voluto affermare a gran voce «Voglio bene al Cervati», ha affermato il sindaco di Sanza Vittorio Esposito.